Abbiamo la fortuna che l'anno scolastico si chiude a Cenciana in questo magnifico spettacolo che è l'Anfiteatro. Noi abbiamo grande motivo di ringraziare la presa della dottoressa Provenzano perché ha scelto Cenciana come ultimo giorno e per festeggiare la chiusura dell'anno scolastico. È un momento importante, è un momento dove si tirano le somme come ogni anno quando finisce la scuola e quest'anno abbiamo, per quanto ci riguarda come comune, raggiunto grandi obiettivi, che sono l'obiettivo della mensa scolastica, un punto importante che questa amministrazione aveva previsto e si era già prefigurato di completare, l'abbiamo completata e una settimana fa abbiamo anche completato l'iter per quanto riguarda la ristrutturazione della scuola. Qui grandi, grandi progetti, la scuola sono 800.000 euro, credo che si faranno dei bei lavori che resteranno per sempre per i nostri ragazzi. Una sfida che avevamo lanciato lo scorso anno ma che per difficoltà logistiche e organizzative non ci siamo riusciti. Quindi dicevo, quest'anno finalmente siamo orgogliosi di poter dire che abbiamo costituito l'orchestra Manzoni dei paesi Alessandria, Cianciana e Bivona. Un'orchestra formata da ragazzi che fanno parte delle varie sezioni, la sezione della secondaria di primo grado di Bivona, di Alessandria e di Cianciana, con grandi risultati, mi permetto di dire, perché c'è l'attenzione e la volontà dei ragazzi a studiare affinché loro possano entrare in questa orchestra che diventa prestigiosa per loro. Quindi si sta innescando un meccanismo che anche chi non ha, magari non si spende, non studia tantissimo durante l'anno, si sforza per poter arrivare nell'orchestra principale dell'istituto. Abbiamo partecipato a due rassegne, abbiamo partecipato a una rassegna importantissima a Palermo, chiamata Talenti Speciali, dove abbiamo avuto un ottimo risultato con l'orchestra interscolastica. Con le sezioni di Bivona abbiamo partecipato a un'altra rassegna intitolata a un ragazzo, Giuseppe Lena, di Cammarata. Diciamo che questi paesi, oltre che dalla didattica che ha voluto il Ministero, diciamo, li stiamo unendo attraverso la musica. È per noi un motivo di grande orgoglio. Grande soddisfazione, diciamo, state tirando fuori delle soddisfazioni. Immense, anche perché, ci tengo a sottolinearlo, questi ragazzi adesso finalmente, grazie all'interesse dell'intero territorio, uscendo dalla scuola media indirizzo musicale, stanno avendo l'opportunità di poter studiare. Ci sono molti di loro che già si avvicinano al percorso professionale dello strumento, grazie anche all'attenzione che ha avuto il conservatorio nel nostro territorio con l'apertura di una scuola convenzionata, la scuola Lo Nigro, che permette a questi ragazzi più o meno promettenti di poter proseguire nel loro percorso di studi. Grazie e continuiamo la serata. Buonasera, siamo qui a Cianciana per la conclusione del saggio finale dell'orchestra Manzoni di Alessandria, Bivona e Cianciana.
quindi siamo in molti a fare questo concerto. Ci saranno molte esibizioni di tutte e tre le scuole dell'istituto comprensivo e ascolterete dell'ensemble strumentale, l'orchestra, dei brani cantati, ci sarà anche il coro. Quindi vi auguro una buona serata e buon ascolto dalla scuola Manzoni. Che volge alla fine, porta un anno di attività da parte della classe docente e di tutti i ragazzi che sono le nostre risorse importantissime. Quindi i ragazzi che concludono l'anno scolastico e si avviano verso l'estate, diciamo che questo passaggio e questo fine, questo festeggiamento che si va a fare questa sera, si va a fare anche all'insegna della musica, perché è scuola nel senso che si pratica ogni giorno nelle nostre istituzioni scolastiche. Scuola è imparare la musica, scuola è studiare di geografia e di tutte le materie disciplinari, ma scuola è etica, e cioè crescere come anche cittadini. Quindi il festeggiamento di fine anno, e ben venga che si faccia anche all'insegna di questa formazione musicale che ormai si svolge all'interno del corpo scolastico dell'istituto comprensivo che riunisce i tre comuni di Bivona, Alessandria della Rocca e Cenciana, e che quindi restituisce a noi comunità l'effetto di quello che i ragazzi possono fare. Un grazie va al dirigente scolastico, va a tutta la classe docente, a tutti, a tutto l'apparato umano e di risorse che veramente segue i nostri ragazzi. Musicale hanno portato avanti dei concerti all'interno della manifestazione Scuole Aperte. Oggi il momento più importante, perché chiudiamo con l'orchestra dell'istituto comprensivo Alessandro Manzoni, con gli elementi migliori di Alessandria, Bivona e Cenciana. È per noi motivo di orgoglio, di vanto, e fra l'altro è particolarmente bello per la prima volta esibirci anche all'aperto in questa bellissima villa comunale, grazie anche alla disponibilità degli amministratori. Ho detto poco fa al sindaco che realmente
ricordate la nascita di questo istituto comprensivo che comprende Alessandria Vivona Cianciana, non soltanto per un'esigenza tecnica dello Stato, ma ha unito anche le comunità e i ragazzi vero e proprio. Io me lo sono data come scopo precipuo e credo che molti docenti, soprattutto quelli di strumento musicale, abbiano perseguito questa finalità, questa di una territorialità diffusa, la chiamo io, cioè dell'essere cittadini di un territorio che non ha per forza i confini di una comunità solamente, ma di un'unione dei comuni che, come voi mi insegnate, ci può rendere solamente più forti e anche ci può dare un potere contrattuale maggiore. Grazie Preside e buone vacanze. Loro.